Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Voxel Tycoon, un gioco che è uscito il 15 di aprile, costa 20,99 euro. Lo andiamo a esplorare insieme e vediamo se effettivamente può valere questi soldi. È un gioco ambientato in un mondo voxel, come dice anche il titolo del gioco, un mondo infinito. La cosa interessante è che qua abbiamo l'editor delle risorse, possiamo andare a modificare ogni singolo parametro, diciamo ogni singolo oggetto a livello di colori, le risorse, i mezzi. Colori, forme, insomma, possiamo modificarli come vogliamo. Supporta anche le mod e soprattutto, cosa molto interessante, ha anche l'italiano tradotto al 100%. Questo gioco mi ricorda profondamente un altro titolo che però al momento, adesso mentre sto registrando, non me lo ricordo. Insomma, quello che dovremmo fare è dare il nome alla compagnia e gestire una compagnia per poter potenziare le varie città in giro per il mondo. La cosa, diciamo che è un po' così, insomma, è il fatto che, vabbè, possiamo settare tutti i parametri possibili e immaginabili. I nomi delle città sono in italiano, quindi troveremo nomi di città italiane. Lo trovo un po' così perché, per quanto siano belli i nomi delle città italiane, non ci stanno molto in un mondo voxel. Comunque, iniziamo la partita, vi faccio vedere come funziona il titolo. Nel titolo possiamo costruire varie miniere. Quello che andremo a fare è costruire una prima miniera di carbone e poi andare avanti e potenziare. Sì. La cosa curiosa che vi racconto è che ogni mezzo ha delle statistiche consultabili riguardo alla velocità a cui stanno andando, i kilowatt del motore, il peso quando sta trasportando il materiale. Questo ne influenza anche la portata, insomma. Ci troviamo nella regione di Gualdo Cattaneo, se qualcuno poi ci abita, mi saluti. Abbiamo le risorse del carbone, il ferro e il legno. Abbiamo Boiano, Spoltore, Sassuolo, varie città vicine. Questo è il tutorial, con Vazda ci si muove, con la rotellina del mouse si zooma, si va anche molto vicino a vedere il paese, e con la rotella premuta invece si va a ruotare. La cosa un po' brutta è quando si arriva al bordo, vedete questa città è sul bordo e non riesco, va bene. Allora, quello che ora ci dice di fare è che la città di Erogliano richiede, vedete, delle risorse, delle domande. Chiede della pietra, chiede del carbone, insomma. Quindi quello che possiamo fare è andare a estrarre da una miniera di carbone qualcosa, il carbone, appunto. Quindi clicchiamo su industria. Industria si divide tra complessi industriali, magazzini, impianti industriali e laboratori. Facciamo un complesso industriale, facciamo una miniera di carbone. A questo punto vediamo dove nel mondo ci sono, dove c'è il carbone, dove possiamo andare a scavare il carbone. E qua abbiamo trovato già del carbone. Possiamo ruotare diciamo i vari edifici come ci sono più comodi. Ok. Quindi qua posizioniamo la miniera di carbone. Quindi a questo punto dalla barra qua sotto selezioniamo la rete stradale che si divide poi in strade, terminal stradali e garage. Quindi quello che dobbiamo fare ora è costruire un terminal stradale, piazzarlo vicino alla zona qua della miniera e andare avanti e dalla rete stradale piazzare un altro terminal stradale, vedete che li vedete qua in alto, doppia fermata autobus, waypoint, fermata autobus, noi ci serve solo un terminal stradale. Terminal stradale che dovremmo andare a piazzare vicino a un cliente che potrebbe essere interessato al carbone, cioè questa fabbrichetta, quindi potrebbe starci bene lì. E infatti lo piazziamo lì. Quello che dobbiamo fare ora è andare nella rete stradale e connettere le due estremità, quindi praticamente dobbiamo connettere una città, la città, al luogo dove abbiamo la miniera. Quindi in questo caso noi facciamo la nostra stradina che arriva fino a qua e vedete che adesso la nostra strada arriva a Boiano Ovest, dove abbiamo questa miniera di carbone. A questo punto dobbiamo piazzare un garage. Il garage lo piazziamo qua vicino. Vediamo un attimo se ci sta.
sembra costruito in Minecraft, ma in realtà poi i mondi cambiano, i biomi cambiano, quindi ho fatto una partita prima e era totalmente diverso. Guarda, glielo piazzo qua. Ok, e abbiamo il garage numero 1. Il garage a questo punto, cliccandoci sopra, possiamo andare ad acquistare nuovi mezzi. Quindi vedete, compra. Possiamo costruire, comprare questo trasporta persone, 10, questo trasporta legni, tronchi, 5, questo trasporta 12 persone, questo invece trasporta sia ferro che carbone. Quindi io compro questo, 49 kW di potenza, lo compro. A questo punto il tutorial ci dice di andare ad aggiungere una fermata, quindi cliccando direttamente sul veicolo abbiamo la possibilità di aggiungere una fermata dove noi clicchiamo sul boiano ovest, ci si apre questo menu e facciamo, allora, se non ricordo male, carica. Quindi dico carica, aggiungo una fermata. Vedete come fa il tutorial qua? La posso poi attivare da qui e poi funzionerà. Allora, aggiungo un'altra fermata e a questo punto la porto direttamente qui. Qui faccio scarica, è tutto completo. Faccio ok e attivo. Il problema è che non riesce a trovare la strada per la destinazione e questo onestamente mi è già successo, non riesco a capire il perché. Sarà che devo collegare la strada lì? Vediamo un attimo se riesco a capire. Voglio prendere il bulldozer e distruggere. No, devo vendere prima il mezzo. Ok, allora aspettate un secondo che clicco qui. No, non voglio fare il bulldozer, clicco qui. Non ci sono veicoli, quindi pazienza, va bene. Metterò un altro garage. Questo non riesco a eliminarlo, purtroppo. Non lo definirei neanche un bug, perché alla fine vabbè. Allora andiamo sulle strade, facciamo un garage, lo piazziamo qui. Cioè, è che poi ho scelto proprio una zona scomodissima, però vabbè. Allora facciamo così, prendo la strada, questa è una cosa che il tutorial non dice, però connettiamo. Questa volta è connesso, va bene, invece che qua non me lo faceva fare. Non puoi costruire qui, va bene. Compriamo il mezzo, lo stesso di prima, lo compro. A questo punto abbiamo il veicolo, aggiungo la fermata, gli dico di andare qui, caricare, andare di là a Boiano Sud e no, scusate, ho fatto una fermata, aggiungo una fermata, clicco qui e gli dico scarica. A questo punto confermo e gli do l'ok. Ok, ha cominciato. Infatti sta andando, va alla miniera, carica e trasporterà di là. Vedete, ha caricato e va. Cliccandoci sopra, la cosa molto bella è che possiamo vedere i dati in tempo reale, quanto sta andando, la velocità massima, l'accelerazione in quanti secondi, la lunghezza, il costo del servizio, il peso, insomma, tutte le varie statistiche. Lui ora scaverà tutto questo carbone fino a quando non si esaurirà. Quindi questa è la nostra industria, abbiamo comprato un camion, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questo era l'unico tutorial disponibile per il gioco. Ora abbiamo di fronte a noi un mondo da poter sfruttare. Vediamo se ci sono altri paesi. Montegrotto Terme, Lago Negro, Sassuolo, Spoltore, Gualdo Cattaneo, qua abbiamo Rogliano, qua sotto c'è Palermo, cioè tutto molto Muro Leccese, San Pietro Vernotico, Piazza Armerina e lì in alto non riesco a leggere, Valfurua. Ok, allora praticamente ora diamo un'occhiata anche qua a quello che possiamo fare. Qua abbiamo visto i complessi industriali, quindi abbiamo le varie miniere di ferro, carbone, segheria, abbiamo i magazzini, quindi la possibilità di mettere dei magazzini. Il gioco al momento non ci spiega come fare. Gli impianti industriali non c'è ancora nulla, dobbiamo ricercarlo. I laboratori, abbiamo il laboratorio, che chiedo che cosa sia, non lo so, però lo potremo pensare, ci pensiamo dopo.
Poi qua nella strada abbiamo già fatto tutto, abbiamo la possibilità di fare la ferrovia, le stazioni, i depositi ferroviari, i segnali. Qua abbiamo i nastri trasportatori, quindi dobbiamo ricercare la manifattura per sbloccarli. Qua abbiamo l'ambiente, quindi abbiamo la possibilità di abbassare, alzare, livellare, piantare alberi, decorazioni. Piantare alberi, possiamo andare a piantare degli alberi. Spendiamo 100 euro per ogni albero piantato che poi crescerà nel tempo. Va bene. Va bene. E qua invece abbiamo altro che è informazioni e ci dà le informazioni sulla città. Quindi a questo punto qua vedete che c'è l'albero tecnologico. Apri. Costruisci un laboratorio, prima cosa, giustamente. Lo costruiamo, magari, non lo so, adesso il nostro quartier generale, non so dove sia, perché veramente lo mettiamo qua lungo la strada, dai. No? Abbiamo costruito il laboratorio, 86.000 euro. Ne abbiamo 381.000, quindi va bene, possiamo fare il laboratorio, laboratorio TV1, cronistoria, va bene. Vediamo un attimo che cosa possiamo fare. Laboratorio, nessuna ricerca in corso. No. Clicchiamo sul laboratorio, inizia una nuova ricerca. Ragazzi, c'è veramente di tutto. Vediamo un po'. Manifattura. Quindi abbiamo la ricerca standard, costruire semplici industrie. Ah, possiamo fare il connettore, il nastro trasportatore, il filtro, il nastro sopraelevato, il nastro sotterraneo. E poi qui ci sblocca la fusione del ferro, la lavorazione del legno, la manifattura 2, che a loro volta sbloccano la lavorazione della pietra, spacca pietre, la produzione del cemento e così via. Abbiamo il motore a benzina che sblocca il motore diesel, le locomotive diesel pesanti. Mamma mia, ma ragazzi, cioè, per quanto fosse banalotta l'idea, perché alla fine è passato a tutti voi questo pensiero, devo dire che l'estrazione mineraria, qui possiamo cercare il rame, la cava di pietra, la cava di sabbia, i binari, possibilità di andare a sbloccare altri tipi di binari, altri tipi di strade, quindi abbiamo il garage di livello 2, il terminal stradale 2, la fermata autobus, il motore a vapore, quindi ci sblocca i treni, i magazzini, la ricerca a livello 2, quindi abbiamo un nuovo laboratorio. E questo invece è la ricerca che attualmente possediamo. Sono tante, soprattutto sulla manifattura, però onestamente non saprei che cosa fare, perché sono tanti, cioè cerco la manifattura, mi costa 45 giorni, 75.000 euro, e vedete che lui comincia. Intanto possiamo andare a vedere che qua i soldi che abbiamo un bilancio, che abbiamo costruzioni 246.000 euro, la manutenzione delle infrastrutture, i nuovi veicoli, ne abbiamo dovuti comprare due purtroppo, il costo di servizio dei veicoli perché non che è un costo, il commercio che ci sta fruttando attualmente una buona cifra, interesse bancario non abbiamo nulla, altro niente, va bene. Possiamo pensare di iniziare a espandere il nostro impero comprando un altro camion e andando a mettergli la fermata, che possiamo comunque decidere di magari salvare. Vai, ok, e abbiamo adesso due camion che iniziano, quindi doppio dei costi a livello di manutenzione, però è già comunque qualcosa di buono. Qua c'è anche un'industria che fa la pietra, se non sbaglio. No, scusate, questo il ferro grezzo, quindi questo lavora il ferro grezzo, quindi vediamo un attimo dove può essere del ferro, che possiamo iniziare a scavare anche quello. Lì c'è la pietra, non abbiamo ancora i mezzi per scavare la sabbia, per dire. Legno, qua abbiamo del legno, quindi possiamo pensare di fare una segheria, quindi complesso industriale, una miniera, no, una segheria, la piazziamo esattamente qua in mezzo. E la segheria gli piazziamo vicino un terminal stradale, che poi potete andare a vedere cliccandoci sopra, vi dice che è connesso con il legno.
quindi è disponibile il trasferimento. Il trasferimento qua chiedono legname, quindi in realtà io vado adesso a prendere un altro terminal stradale che gli piazzo qua a fianco e poi andiamo a connettere. Ah, c'era altro legname là. Vabbè. No, è questo il legname. Mamma mia, io ho veramente un senso dell'orientamento penoso. Ok, connesso. Ora potremmo decidere di andare a prendere l'altro garage, però spenderemo soldi inutilmente. Quindi io direi di andare a fare un altro garage anche qui. Lo mettiamo qui, gli costruiamo la strada, compriamo un camion, in questo caso che trasporta del legname, quindi questo. Sto consumando un sacco di soldi, devo dire la verità. Aggiungiamo la fermata, quindi tu vai qui, carichi il legname, altra fermata, vai qui e scarichi il legname. Vedete, poi le altre opzioni sono trasferisci, waypoint attraverso la destinazione senza fermati e vai a, cioè in sintesi quello che noi possiamo fare adesso è ottimizzare, ed è molto bella come cosa perché possiamo decidere di fare una strada intermedia adesso che magari mi ci metto già al lavoro una strada. Adesso iniziamo prima di aver sott'occhio che cosa vogliamo fare. Potremmo fare un magazzino che va da qui, cioè praticamente la strada qua continua, no? Va giù e poi si connette alla città. Ok, potremmo fare che i camion, anziché magari scavare il carbone e portarlo qui, si potrebbe fare che lo portano in un magazzino, il magazzino, ma però non lo so, non mi conviene ancora, credo. Qua chiedono, allora, questo chiede ferro, eh? Ok, quindi il ferro l'ho visto qua, quindi ferro grezzo, quindi espandiamo ancora di più il nostro complesso, miniera di ferro, la piazziamo qui, termina stradale, lo mettiamo qui, che non ce la facciamo al momento a fare quello che ho in mente, perché secondo me 40.000, ci mancano i soldi per trasportare il camion. Questo camion qui potrebbe cambiare percorso, cioè potrebbe scaricare qua. Vediamo un po'. Lui va lì, poi gli dico sei andato lì a scaricare, poi vai qui, carichi, poi vai, mannaggia, non ce l'abbiamo qua, ci manca il deposito, niente, no, dimentica. Devo fargli un altro complesso, no, non un complesso industriale, scusate, devo fargli un altro terminal stradale vicino a questo, giustamente. Ce la facciamo. Quindi a questo punto io non posso permettermi un altro camion, quindi devo per forza usarne uno di quelli già presenti. Quindi io potrei fare una strada che le collega le due, cioè inizio già a capire molto di più il senso di tutto quello che stiamo facendo. Qua abbiamo la flotta di veicoli, questo vorrei venderlo però non posso, quindi è quello bloccato che mi sta generando tra l'altro un costo e basta, quindi lo disattivo così non mi generi più un costo. E magari riesco anche a demolirla, questa fattoria qua, questa cosa qua, questo magazzino qua. No, occupato da un veicolo, purtroppo non possiamo modificarlo, non possiamo neanche distruggerlo. Fai un giro? Ma no! Vuoi un po' vedere? Clicco qui, fai un giro.
Siamo a bordo del mezzo, stiamo vedendo quello che vede lui direttamente. Lì c'è il tizio bloccato. Questo è manda in garage, salta l'ordine corrente, clacson. E qua invece muta le notifiche di non guadagno. Ok, no, è molto interessante questa cosa. Allora, io adesso vado a riprendermi questo perché devo aggiungergli delle fermate. Allora, una volta lui prende il carbone, lo porta qui, no? Poi gli dico, vai qua. Vai, scusami, alla miniera di ferro, carichi, dopodiché vai qui e scarichi. Ok, quindi praticamente adesso gli abbiamo aggiunto il percorso doppio, cioè lui prende, viene qui, carica il carbone, probabilmente dovrà tornare a fare il rifornimento al garage, quindi è quello, per quello che deve essere messo in un posto logistico, diciamo, utile, credo. Sì, perché penso abbia anche il carburante. Comunque l'autista è Vanessa Piras. Va bene. Tutta Italia, insomma, c'è cioè in questa partita. Vabbè, va, consegna qui il carbone. È già di strada, prende, va. Prende il ferro, torna indietro. Dovrei fargli una stradina magari che passa giù di qua. Arriva qui, consegna il ferro all'industria, torna indietro. A questo punto io onestamente ignoro se... tornerà in garage o meno, ci cambia poco perché sono 50 metri, quindi va bene. Questo è quello. Ah, possiamo costruire anche il quartier generale vicino all'insediamento per rendere più redditizia la vendita ai clienti locali. Mannaggia, Rise of Industry mi ricorda questo gioco. Il veicolo si è perso, non riesce a trovare la strada. Si è perso. Ah, mi ha anche detto che non era redditizio come cosa. Scusami, ma tu cosa devi fare? Devi andare. Ah! Sono un pirla. No, aspetta, 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 ho capito. Pensavo te ne saresti accorto più tardi, però. Allora, vai di qua. E non abbiamo abbastanza soldi, quindi gran problema. Qua stiamo facendo anche la ricerca, vedete che sta andando avanti. Non abbiamo soldi, dobbiamo ricevi in prestito 22.000, grazie. Così riusciamo a completare sta strada e riusciamo a sbloccare la partita, forse. Così e poi così. Perfetto, abbiamo fatto la cazzata. Adesso dovresti trovarla la strada. Sì, infatti. Perché mi diceva prima che non era redditizio come commercio, ma in pratica dove sta andando adesso? Deve girare la macchina. Vabbè, insomma, adesso stiamo seguendo lui che sta andando a prendersi il ferro. Ora sarà da vedere perché abbiamo già speso parecchio del prestito che abbiamo ricevuto e come potete vedere qua potete ripagarlo. Allora, dicevo, Rise of Industries mi è venuto in mente perché costruendo il quartier generale abbiamo redditizia la vendita ai clienti locali. Quindi praticamente stiamo. Mi spiazza un po' questi nomi delle città perché comunque li confondo. Però dobbiamo comunque far crescere le città rifornendole, arricchendole e poi andando avanti potenziando una serie di cose da fare in Nvidia perché le ricerche sono tante. Quindi, ragazzi, questo era Voxel Tycoon, un gioco che comunque è in early access, è appena uscito, ha già un botto di cose e parlano di un early access che durerà comunque almeno un paio d'anni, quindi non oso immaginare come possa diventare questo titolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti e alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!